Rieccoci in un nuovo video. Questa mattina mi sono alzato presto, sto andando a Terni, una cittadina nel sud dell'Umbria. Non ho tante informazioni su Terni, è la prima volta che ci vado in vita mia, quindi non lo so, vi tengo aggiornati su come andrà questa giornata di busking. Qui non so perché non mi abbia registrato l'audio mistero. Comunque, praticamente sto dicendo che sono felice di essere arrivato a Terni e ho parlato con i commercianti che stanno lì intorno a Piazza della Repubblica e mi hanno detto che tutti gli artisti di strada che vedono suonare lì si mettono lungo il Corso Tacito, che sta praticamente lì accanto a Piazza della Repubblica, e di solito c'è una signora che suona il violino, però che purtroppo non ho visto. Fatti il tuo tempo. Grazie. Come si chiama la canzone che hai fatto adesso? Quella in inglese? Sì. Si chiamava Perfect di Ed Sheeran. La trovo anche su YouTube, insomma. No, però se non so come si chiama. Perfect. Perfect. Ed Sheeran. Ed. Ed Sheeran. S-H-E-E. Aspetta, R-A-M. Male, male, sai o no, porto dentro di me la vita che mi hai regalato, che hai tenuto al capo. C'è questo signore che praticamente mi ha fermato e mi ha detto che devo ascoltarmi assolutamente. Come si chiama? Nick Kamen, un cantautore inglese degli fine anni 80 e inizi anni 90, l'idolo delle teenager dell'epoca. E purtroppo è venuto meno ieri all'età di 59 anni. Io personalmente non lo conoscevo, questo Nick Kamen. Ora adesso me lo andrò a cercare e ascoltiamolo. Lungo le tre brani più importanti sono il primo, quello più famoso, Each Time You Break My Heart. Poi c'è Loving You Is Sweeter Than Ever. E poi c'è I Promised Myself. Okay. Ci andremo ad ascoltare questo Nick Kamen. Grazie per... Di nulla. Il suggerimento. Va bene. Buona giornata. Ciao, altrettanto, complimenti. Grazie. Allora, sono arrivato alla cattedrale di Terni, qua a Piazza del Duomo, è veramente bella, solo che è un po' nascosta, quindi non credo mi metterò qui a suonare perché insomma non c'è passaggio. E niente, mi limiterò a guardarla, comunque è molto bella, è molto intimo questo posto, questa piazza, mi piace. Accanto alla
la piazza del Duomo ci sono queste rovine qui, che sono le rovine dell'anfiteatro Fausto, che purtroppo adesso sono chiuse, sono penso in fase di restauro, e ho letto che praticamente è ancora più vecchio del Colosseo questo anfiteatro, e è penso il monumento romano storico più importante che c'è qui a Terni. Purtroppo il cielo si sta super annuvolando, credo che verrà a piovere, quindi non potrò fare il secondo set e me ne torno a Roma, però comunque volevo chiudere questo video con qualche informazione in più riguardo gli artisti di strada qua a Terni. Sono venuto alla municipale e ho parlato con due agenti della polizia locale che non avevano ben presente la situazione degli artisti di strada qua a Terni. Hanno fatto diverse chiamate, insomma, a chi competeva il settore dell'arte di strada, e mi hanno detto che comunque qua è totalmente libera. Il discorso sta semplicemente nel fatto che se dovessero vedere un artista di strada che sta esageratamente alto con un volume e quindi reca disturbo a tutti i commercianti e chi sta lavorando, probabilmente potrebbero intervenire. Ora non è stato questo il mio caso, perché comunque mentre suonavo erano tutti piacevolmente coinvolti e niente, quindi spero che questa sia un informazione utile per chi vuole suonare qui in strada. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto e spero di avervi dato delle informazioni giuste. Se avete anche altre domande, sentiamoci nei commenti come sempre, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao basket.